Buongiorno a tutti. Oggetto numero 16 interroga la consigliera Peppucci, risponde l'assessore Melasecche. Do la parola alla consigliera Peppucci. Grazie Presidente. Con le bombole a metano in fibra di carbonio, una tipologia che sono costituite da un corpo non metallico e rinforzato da una guaina composta da un filamento impregnato con resina, faccio riferimento a bombole che devono essere sostituite dopo 20 anni di esercizio e che la prima revisione viene effettuata dopo 4 anni dalla data di immatricolazione, mentre le successive ogni 2 anni. Il Ministero dei Trasporti stabilisce che la riqualificazione deve essere eseguita solamente dalle officine autorizzate tramite funzionario della motorizzazione civile. Le officine di installazione che seguono il controllo di altri tipi di bombole non possono eseguire la revisione di queste bombole in fibra di carbonio. Per questo il collaudo non viene effettuato in loco, è necessario inviare le bombole in altre strutture. In Umbria non è prevista la possibilità di effettuare revisioni per questa tipologia di bombole in fibra di carbonio, costringendo i cittadini che devono eseguire i controlli a recarsi, quindi ogni 2 anni, fuori regione, con spese elevatissime e una perdita di tempo, situazione che chiaramente penalizza l'Umbria nell'utilizzo del metano come carburante ecologico. Per questo intendiamo interrogare la Giunta regionale per conoscere le ragioni per le quali i collaudi sopra elencati non sono garantiti nella nostra regione, costringendo molti cittadini a recarsi altrove fuori dal territorio regionale come Marche e Toscana. Grazie consigliere Peppucci. Assessore Melasecchi, a lei la parola. Sì consigliere, in effetti il problema purtroppo esiste, perché l'evoluzione nelle auto che utilizzano il metano si è passati in molti casi, soprattutto auto di un certo livello, dall'acciaio a praticamente alla fibra di carbonio, perché sono bombole che pesano molto meno, quindi, e hanno dei vantaggi di vario tipo. Purtroppo però c'è il rovescio della medaglia, per cui la normativa in effetti prevede che dopo i primi 4 anni la revisione avvenga ogni 2 anni. La cosa più incredibile è che invece di favorire coloro che intendono utilizzare questo carburante, come noto non inquinante, vengono penalizzati gli umbri, in quanto ogni 2 anni invece di poter fare le revisioni in Umbria addirittura sono costretti a recarsi in altre regioni, Toscana, Marche, o rivolgersi ai concessionari che con le bisarche caricano queste automobili, le portano fuori regione con costi molto elevati, parliamo anche di 500-600 euro ciascuno, solo per la revisione delle bombole. Sembra che ci siano problemi all'interno degli uffici motorizzazione, per cui io ritengo che il problema, dopo esserci informati, sicuramente vada risolto. Stiamo interessando il Ministero dei Trasporti perché in qualche modo affronti il problema e parifichi di fatto il trattamento degli umbri a quello di altre regioni, dove questa verifica può essere fatta in maniera normale, pagando il normale bollettino che è previsto proprio dalla normativa. Quindi al momento non siamo riusciti ad avere una soluzione al problema. Abbiamo scritto però la motorizzazione al Ministero e appena avremo una risposta gliela comunicherò e la comunicherò al Consiglio. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Peppucci. Grazie Presidente. Quindi
Effettivamente è chiaro che ci troviamo in una condizione in cui chi intende investire a favore e tutela dell'ambiente trova degli ostacoli, quindi non si incentiva l'utilizzo di carburanti non inquinanti per l'ambiente. Apprezziamo l'interessamento in questo caso della Regione, speriamo che ci siano delle risposte nel più breve tempo possibile, anche perché è giusto che venga risolto questo problema e affinché i cittadini umbri possano avere lo stesso trattamento di cittadini di altre regioni. Grazie. Grazie. Chiamo ora l'oggetto numero 17, interrogazione a firma dei consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e Rondini sul punteggio previsto per i titoli nel regolamento dei concorsi della Giunta regionale numero 6/2010 relativamente ai concorsi pubblici per la categoria D e per la dirigenza. Risponde l'assessore Agabiti, illustra il consigliere Mancini. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Come riportato in epigrafe, parliamo di regolamento della Giunta regionale 6/2010 relativamente ai concorsi pubblici per categoria D e per la dirigenza, cioè tutto il quadro, diciamo, amministrativo importante insieme a quello politico che deve coordinare una buona azione amministrativa. Quindi testualmente vado a richiamare il regolamento regionale 19 marzo 2010 numero 6 relativo ai concorsi della Giunta regionale della Regione Umbria, quindi risalente, assessore alla Giunta Lorenzetti. Visto in particolare che l'articolo 28 del predetto regolamento concernente la valutazione delle prove d'esame e al successivo articolo 29 relativo alla valutazione dei titoli dei candidati, considerato che ai sensi di quanto disposto dal citato regolamento nei concorsi pubblici per titoli d'esame per l'assunzione di personale di categoria D e di quello con qualifica dirigenziale, la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, di cui 40 per le prove d'esame, 10 punti, di cui 10 punti per la prima prova scritta, altri 10 per la seconda prova scritta e 20 punti per il colloquio e 60 punti per la valutazione dei titoli dei candidati, 30 punti, di cui 30 punti per titoli di servizio, 10 per punti per titoli di studio e 20 punti per il curriculum formativo e professionale. Evidenziato pertanto che 60 punti su 100 sono attribuibili ai titoli, ai soli titoli, visto tuttavia l'articolo 8,2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 94 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nel quale si stabilisce che nei concorsi per titoli d'esami ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 trentesimi, cioè un terzo o equivalente. Considerato che la finalità della sopracitata disposizione statale è quella di impedire che candidati meno anziani si vengano a trovare in palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che durante una lunga carriera hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio. Vista la deliberazione della Giunta regionale 678 30 luglio 2020, il piano triennale dei fabbisogni del personale 2022, nel quale è previsto che la Regione indirà a breve numerosi concorsi pubblici anche di qualifica dirigenziale, interrogano la Giunta regionale, quindi noi gruppo della Lega, per sapere se ritiene opportuno modificare il regolamento dei concorsi 6/2010 relativamente ai concorsi pubblici per titoli d'esame categoria D e per la dirigenza, nella parte in cui si prevede un punteggio massimo, assessore, per titoli pari a 60 punti su 100. Grazie. Grazie, consigliere. Assessore Agabiti. Grazie. La questione prospettata nell'interrogazione relativa al punteggio attribuito ai titoli 60 punti su 100 nei concorsi per titoli d'esami per la categoria D e per la dirigenza a controllo del regolamento dei concorsi pubblici numero 6 del 19 marzo 2010 è meritevole di un attento approfondimento, soprattutto in vista dell'imminente stagione concorsuale. Inoltre l'interrogazione in oggetto pone le basi per una necessaria riflessione e rivalutazione dell'attuale disciplina anche alla luce del mutato quadro normativo e regolamentare di riferimento. Al fine di inquadrare l'argomento occorre partire dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche contenute nel decreto legislativo 165 del 2001, in particolare l'articolo 35,3 lettera B
che stabilisce le procedure di reclutamento devono adottare i meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire. Alle disposizioni legislative si affiancano quelle regolamentari, tra cui il DPR 487 del 94, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, il regolamento di cui al DPR 272 del 2004, come modificato al DPR 70 del 2013, contenente la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente. Il citato regolamento all'articolo 3 prevede che in ogni caso per i concorsi di livello dirigenziale il valore complessivo dei titoli non può superare il 40% della votazione finale del candidato. A queste si aggiunge il DPCM 78 del 2018 con il quale sono stati stabiliti in maniera dettagliata i titoli valutabili ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale dei dirigenti. Infine, il decreto legislativo 75 del 2017 è stato introdotto poi all'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001,5, il quale prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica elabora a previo accordo in sede di conferenza unificata le linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente in materia. Tali linee guida sono contenute nella direttiva numero 3 del 24 aprile 2018 del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione. In questo quadro si inserisce il regolamento regionale numero 6 del 2010 che regolamenta le procedure di reclutamento. In particolare l'articolo 29 per la valutazione dei titoli attribuisce alla commissione esaminatrice il medesimo punteggio complessivo massimo di 60 punti su 100 funzionari di categoria D e ai dirigenti così distribuiti titoli di servizio massimo 30 punti, titoli di studio massimo 10, curriculum formativo e professionali massimo 20 punti. Il regolamento dovrà essere dunque ricondotto nell'ambito del quadro di continuo intervento del legislatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, l'efficienza, la professionalità e le competenze del personale, partendo dall'introduzione in materia di concorso di nuove pratiche e metodologie idonee a reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze dell'amministrazione. Per garantire la selezione dei candidati idonei a ricoprire gli specifici profili messi a concorso è necessario che i punteggi assegnati ai titoli e alle prove concorsuali siano adeguati e proporzionati. Pertanto appare doveroso procedere ad una revisione del regolamento 6 del 2010 che tenga conto della normativa vigente con la conseguente ridefinizione dei parametri ivi contenuti e dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Ringrazio quindi i consiglieri interroganti che hanno evidenziato un'oggettiva criticità della normativa interna alla quale è giusto e doveroso porre rimedio in maniera tempestiva adeguando tali disposizioni ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione. Grazie Assessore. Consigliere Mancini. Posso solo esprimere piena soddisfazione dalle parole espresse dall'Assessore Agabiti, che chiaramente penso con il mio intervento di portare anche quello di tutto il gruppo della Lega. Chiaramente Assessore, questa diciamo, operazione di modifica del regolamento come da lei ampiamente dimostrato e nucleato, fa riferimento a tutte quelle sentenze del TAR, del Lazio e del Consiglio di Stato che hanno generato conflittualità tra la pubblica amministrazione e ovviamente soggetti. Con questa modifica del regolamento si ripiana situazioni di tensione e soprattutto si va nell'ottica di partire tutti dallo stessa linea di partenza e dove chiaramente vinca il merito e ovviamente le professionalità di ognuno. La ringrazio, Assessore.